Benvenuti alla seconda parte di Deprogrammare la mente. La sfida non è semplicemente che il ricercatore della terra piana dimostri che il regno piano che ci ospita è piano, o che dimostri che non è una palla che ruota e sfreccia nello spazio infinito. La sfida è rivolta a qualsiasi credente nella palla per vedere se è in grado di deprogrammare la condizione che ha ricevuto di credere e vedere se ha la capacità di farsi le domande sulle innumerevoli contraddizioni così ovvie che trovate sull'orizzonte, ad esempio, dove si vedono oggetti che non dovrebbero vedersi secondo i calcoli trigonometrici, senza sapere nulla della geometria della prospettiva, credendosi tratti di curvatura, oppure sull'atmosfera che, pur non essendo racchiusa dentro un contenitore ermetico, non si disperde nel sottovuoto del vuoto, oppure durante un'eclissi sull'ombra della Luna sulla Terra che ha una riduzione del 97%, mentre l'ombra della Terra sulla Luna rimane della stessa grandezza, e tante altre. Il vostro pensiero non è in grado di mettersi in moto su questi concetti? No, sono le vostre contraddizioni, quelle che vi hanno iniettato, mentre dovrebbero diventare la vostra capacità di sviluppare e aumentare il valore di valutazione. Fa parte della vita scalare consciamente determinate situazioni e diventare un osservatore attento e non accettare per credo quello che hanno voluto farci imparare. Quando ero adolescente ho conosciuto dei monaci buddisti. Ad uno di loro è stato chiesto: è giusto usare la violenza per difendersi se qualcuno ti attacca fisicamente? Il monaco in realtà non ha mai risposto direttamente alla domanda, ha semplicemente detto: devi vivere una vita con l'attitudine di creare una energia tale che ti assicuri di non finire mai in una situazione del genere, quella di non dover lottare. È un ottimo esempio per schivare certe domande e deviare un concetto logico verso un altro concetto, giusto o sbagliato che sia. Pertanto non si tratta di lottare uno contro l'altro per credere di vincere sulla forma della Terra, piana o tonda, ma di lottare dentro noi stessi per demolire la condizione di credo che è stata installata dentro di noi fin dalla nascita, poi riiniziare e vivere con i nostri sensi svegli e col nostro discernimento, scoprire l'abilità di liberarsi da qualsiasi concetto o dogma senza dover rimpiazzare qualcosa con qualcos'altro, in questo caso il globo con la terra piana o viceversa. Perché comunque non cambia nulla di quello che vediamo, il sole rimane sempre lassù a brillare, le cose le vediamo, colline, laghi, strade ad esempio, sempre nello stesso modo, ed abbiamo le nostre percezioni di come possono essere, ma con la pseudoscienza hanno fatto in modo di disassociare queste nostre percezioni per far sì che nelle nostre menti rimaniamo incollati a dei concetti, fra l'altro di altri, di teorici che spiegano che quello che vediamo non è come lo vediamo. Poi con i programmi televisivi ci hanno programmato definitivamente. Non a caso si chiamano ancora oggi programmi. Le cose programmate rimangono sempre uguali, confini, fusi orari, stati, regimi, guerre, perché è quello a cui mirano le entità che ci hanno avvelenati, come con la mela avvelenata per Biancaneve. Stiamo dormendo, viviamo in un mondo incantato e siamo soggiogati dalle paure. Invece siamo anime incarnate e la vita è una sfida, ma il solo modo per imparare è sfidare noi stessi e cercare le risposte corrette rispetto a concetti che hanno modellato nelle nostre menti, col nostro consenso sì e con la nostra accettazione sì, ma ancora prima che fossimo maturi, preparati ed in grado di scegliere, ci hanno iniettato concetti più grandi di noi, dovevamo solo imparare quel determinato concetto, quella determinata teoria, come la verità della palla e affrontare la vita senza avere più alcun dubbio di quanto quel concetto fosse falso. Piccoli granelli di sabbia sperduti nell'infinità dello spazio infinito, tarpati dalla nascita, mentre siamo esseri viventi con capacità e doti inimmaginabili. Imparate a farvi qualche domanda sul perché decine di milioni di liberi pensatori hanno scoperto e capito che viviamo sul regno piano e perché l'Italia è uno di quei pochi paesi dove ancora qualche prezzolato predica che si tratta di persone pagate, se non di un esperimento di geopolitica per vedere quanto sono stupide queste persone nel credere alle puttanate della terra piana per poi diffondere la plan de mia.
Per inciso, nessun ricercatore della terra piana ha né mai crederà alla plan de mia, né tantomeno agli asini che volano. No, chi ha scardinato i concetti iniettati fin dall'infanzia con il minimo di attenzione ha capito quanto è mendace tutto l'intero sistema tenuto in piedi dal denaro, dall'idea di scarsità e dalla paura. Ma una volta scoperto che tutte queste cose sono mere illusioni, concepite e create da quei pazzi manipolatori criminali, la rinascita e la scoperta della libertà li spazzano via per sempre. Un saluto, Dino.